È fondamentale riaprire il tavolo istituzionale per l'IMR Industriale Sud. E questa è la richiesta formulata dai sindacati Filctem CGL, Wiltec, Will e UGL, in particolare dalla regione, per chiarire il futuro dell'azienda teramana, soprattutto alla luce del mancato incontro con la proprietà. Ad oggi sono oltre 500 i lavoratori presenti nello stabilimento di San Nicolò a Tordino a Teramo, che produce sedili, inserti e tettucci interni di auto anche di lusso. I dati degli ultimi mesi hanno fatto emergere un quadro allarmante, e questo a causa di un netto calo nella produzione, scesa oltre le previsioni. Noi, a fronte delle ultime indicazioni che avevamo, eravamo abbastanza tranquilli che il piano industriale che l'azienda ci aveva proposto comunque rispettasse le tappe enunciate. Ci stiamo rendendo conto però che non è così, perché la flessione della produzione l'avevamo già, diciamo, annunciata insieme all'azienda, però doveva essere 2025 inoltrato. Noi di solito, quando facevamo le assemblee, vedevamo che c'erano i macchinari accesi, quindi si continuava a lavorare. Adesso invece non c'è nulla, praticamente l'azienda è deserta, si lavora pochissimo, ma soprattutto sappiamo che è vero che la commessa Lamborghini era previsto che si spostasse altrove, però è anche vero che abbiamo saputo che molto probabilmente verranno spostate altre strutture da Teramo a Rieti o Iesi, o chi per loro, insomma, e questo non possiamo permetterlo. Una condizione confermata dalla recente scelta aziendale di gestire le ferie tramite un nuovo modello di settimana corta. Questa modalità, introdotta con una semplice comunicazione interna, potrebbe causare seri problemi al futuro dei lavoratori. È stata comunicata alla RSU un piano di ferie, quindi di riduzione di attività gestita con le ferie. Alla luce della vicenda Industriale Sud, già abbastanza nota, noi riteniamo non più rinviabile un tavolo istituzionale per affrontare le problematiche che stiamo vedendo. Una situazione ovviamente complessa, si parla di oltre 500 lavoratori. Beh sì, si parla di 500 lavoratori, si parla di spostamenti di lavorazioni in altri siti e si parla di uno scenario automotive sempre più complesso, con uno sciopero che c'è stato ieri, uno sciopero generale nazionale nel settore automotive.